direttore Socias, il design non è mai stato semplicemente un'attività professionale destinata all'industria, come dire, secondo la definizione classica. Per Ettore è sempre stato un'attività umanistica, cioè che aveva una finalità umana, non industriale, non direttamente produttiva. Quindi ha lavorato sia, questo però come una caratteristica di gran parte del design italiano, particolarmente in quegli anni, cioè di essere disponibile sia a lavorare per la grande industria, per esempio Olivetti, sia per il falegname della Brianza, cioè aveva una visione del tutto diversa da quella che era per esempio quella di Dieter Rams con la Braun, che era suo contemporaneo, e cioè che diciamo per Dieter Rams la società doveva somigliare alla Braun, mentre per Ettore era l'Olivetti che doveva in qualche modo adeguarsi al mondo, alla società. Lo scrivere, il disegnare, il progettare era un'attività che aveva un suo fondamento appunto umanistico, destinata a migliorare la condizione dell'uomo nel mondo.